83. La preghiera di Maria. Da bambina con i tuoi genitori, una bambina docile e dolce, oltre che bella come tutti i bambini, premurosa nei confronti di mamma e papà. Servizievole a casa, mettevi tutto in ordine senza fartelo dire. Riflessiva, facevi tante domande ai tuoi genitori. Ti fermavi a contemplare il cielo, la natura, ammiravi gli uccelli nell'aria e i fiori nei campi. Con semplicità ascoltavi i discorsi degli adulti, che però ti mettevano tanta tristezza. Il tuo popolo, i romani, Israele, il tempio, erano i problemi del tuo tempo. Ribellione e pazienza erano le voci che si alternavano. Tu guardavi in alto, sentivi che la pace doveva venire dall'alto. Sorridevi e pregavi. Pregavi per i grandi della terra che dominavano il mondo, pregavi per gli oppressi, gli schiavi, pregavi per i violenti che si imponevano con la forza e per i ribelli che si opponevano con la violenza. Pregavi per i deboli che aspettavano e pregavi per i poveri che non ce la facevano più. Guardavi mamma e papà, Anna e Gioacchino, per imparare. Le loro virtù si incarnavano in te. E tu le riflettevi nella tua famiglia dolcemente, permeandole d'amore senza barriere. Vivevi, gioivi, attenta aspettavi, pregavi. Non ti sentivi mai sola, il Signore era in te. Riservata eri piena di grazia, e la grazia brillava senza accorgertene. Presto sarebbe germogliato in un fiore che avrebbe avvolto il mondo con il suo profumo. La ragazza promessa sposa, una ragazza come le altre nella tua casa. Fuori più riservata, più semplice, crescevi e crescevano le piante intorno a te. Ammiravi non più i fiori dei prati, ma quelli degli alberi, perché il tuo sguardo andava sempre più in alto. Le nubi coprivano il cielo, ma non quello dell'anima tua. In te c'era il sole che uscendo dai tuoi occhi, come rugiada permeava ciò che guardavi. Ti vedeva la gente e restava incantata dalla tua bellezza interiore che non poteva rimanere nascosta. I genitori si affrettarono a prometterti sposa, questo era l'uso, e tu pregando accettasti non arrossendo nel guardare Giuseppe. Continuasti la tua vita in famiglia con semplicità, aspettando. Non sognasti il domani, eri giovane e lontano il futuro. Più riservata, modesta, andavi ad attingere acqua. Silenzioso e veloce rientravi nella chiesa domestica della tua casa. In preghiera aspettavi, forse un segno dal cielo, certamente la volontà di Dio che già batteva nel tuo cuore.